Dottoressa Iannone, allora siamo ad un punto in cui il bilancio è possibile farlo, una serata ben riuscita, donne vini di assoluta eccellenza, quando il nettare afrodisiaco diventa però anche un modo per promuovere il Made in Italy. Sì, assolutamente. Diciamo è proprio rientra nelle mie caratteristiche quello di promuovere il vino, il Made in Italy in assoluto, ma ha un legame particolare con questo nettare e devo dire, fra l'altro, non sono una grandissima bevitrice, però come tutti quelli che bevono poco e sanno apprezzare molto le caratteristiche dei vini. Questa poi è una serata particolarissima, perché l'abbinamento che abbiamo voluto fare fra le eccellenze italiane è proprio fra la moda e il vino, che sono le due cose che hanno portato e fatto conoscere, oltre poi l'arte e tutto quello che già, che comunque tutti noi sappiamo, nel mondo l'Italia. Per cui abbiamo avuto questa sera degli stilisti meravigliosi, fra cui Vanessa Foglia, che fra l'altro ci darà dei cadeau meravigliosi, e poi abbiamo avuto lo stilista di alta moda Luigi Bruno, e di alta pelliceria e sartoria il nostro grande Roberto Cagnetta. I vini sono stati spettacolari, gli abbinamenti, c'è stata una giuria importante con a capo la presidente onorevole Katia Polidori, che è già stata anche sotto, è stata vice ministro alle attività produttive, quindi grande esperta e conoscitrice del settore anche agroalimentare. Devo dire una serata splendida, e poi chiaramente quando c'è questo nettare le persone si rilassano e vediamo dei volti sicuramente più gioiosi. Il tutto abbinato ad un menù eccezionale, tutto un menù di terra e di territorio, quindi locale, con dei piatti tradizionali ma raffinatissimi, quindi grazie alla tenuta di Gran Paradiso, al loro chef che ha studiato e ha saputo fare questi abbinamenti meravigliosi. Ma poi abbiamo una serata spettacolare con un trionfo di dolci e abbiamo un gruppo musicale che un gruppo di danze popolari e che farà, poi coinvolgerà tutti gli ospiti a ballare la pizzica, la tarantella, il saltarello del Lazio. Insomma, è una serata che non ha mai fine. C'è Gio Di Sarno che ci ha già lietato con molti i suoi brani romani, napoletani, e che continuerà a farlo. E l'ultima chicca, avremo la pigiatura dell'uva, ma vera, nei tini veri, l'uva vera, e vediamo quante e quali amiche coraggiose si presteranno a ballare nei tini. Bella scommessa, ancora una volta vinta dalla dottoressa Sara Iannone, che ci sta riservando delle sorprese anche per il futuro. Prima di raccontare queste, dottoressa, ci fermiamo un secondo sui vincitori. Un Afrodisium che vince per eleganza, per bellezza, un vincitore assoluto, il Brunello di Montalcino, Doci G, annata 2012. Insomma, veramente grandi vini, grandi pregi, il Vulturnus delle masserie e ancora Cent'anni. Insomma, abbiamo veramente delle belle cantine. Grazie anche a una giuria così di esperti, perché giornalisti importanti, della levatura, non so, di un Collacciani che ha fatto 40 anni il giornalista al Tempo e dove si è occupato dallo sport inizialmente, ma alla cronaca e poi all'enogastronomia, ma così tantissime altre, la Bianca Lucibelli, altri giornalisti esperti, uno scrittore appassionato e quindi grande fruitore e conoscitore dei vini, il barone Mechi, che è uno studioso proprio appassionato di vitigni, eccetera, lo stesso Duca d'Este, Orioles. Insomma, diciamo, è stata una giuria in grado di esprimere un giudizio veramente globale e avendo ognuno di loro delle peculiarità diverse, delle caratteristiche, delle professioni diverse, la sintesi di queste professioni è stato il risultato.
Ricordiamo anche Antonio Paris, per Paolo Segneris che ha già litigato, e Loredana Filoni, insomma veramente grandi ospiti. Chiudiamo, dottoressa, dando appuntamento ai prossimi eventi. So che lei sarà impegnata nuovamente su quello che è il suo fiore all'occhiello, istituzionalmente parlando, che è il premio Le ragioni della nuova politica, e l'ormai famoso, declarato premio Anita Ekberg. Diamo qualche data? Sì, non abbiamo perso date, ma c'è, le date le abbiamo. Il premio sarà il 14, il premio Le ragioni della nuova politica in Avvocatura Generale dello Stato sarà il 14 di dicembre e alle ore 17:30 in Avvocatura. Mentre l'8 febbraio ci sarà il premio Anita Ekberg. E in occasione di questo premio, questa sera ci sarà una riffa dove ci saranno dei regali meravigliosi e dove noi cercheremo di veramente cercare di fare una raccolta per cominciare a creare un fondo per gli artisti in generale più sfortunati, perché questo premio, il premio Anita Ekberg, l'obiettivo è quello di ridare dignità al lavoro artistico. Questa è la cosa più importante. Troppi sono gli artisti, dai pittori ai ballerini, agli attori, agli scrittori. Ecco, sembrano dei non lavori, dei non mestieri, al punto tale che se a un giovane uno gli chiede: cos'è che fai, l'attore? Dice: sì, ma di mestiere cosa fai? Ecco, allora, non sono tutelati, per cui quando uno toglie quei 10 nomi importanti, eclatanti, conosciuti, nazionali, internazionali, intorno a questo ci sono migliaia di realtà, invece molto faticose e difficili, che non riescono ad emergere e che nel tempo si ritrovano veramente con il nulla. E non sono protetti dal punto di vista previdenziale, non hanno sostegni di alcun tipo e non sono incentivati né dai governi e né dalla politica. Noi auspichiamo in una politica che tenga conto delle bellezze che l'Italia ha, delle peculiarità, e non ce lo dimentichiamo, gli italiani sono un popolo di artisti, e artisti vuol dire dalla sartorialità, alla raffinatezza, l'artigianalità, e quindi alla musica, scrittore, insomma è un popolo speciale. Adoro l'Italia, viva l'Italia, viva il Made in Italy, e grazie, grazie Camilla Nata. Grazie dottoressa Iannone, Wine and Fashion, liberi.tv.